Riso col wok, quindi prepara tutti i condimenti perché la cottura è velocissima. Sì, lo so, noi non abbiamo gli stessi fuochi delle cucine cinesi, ma si fa quel che si può. Tutti gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente, anche le uova, se no cala la temperatura del wok e non viene uguale. Veloce carrellata, riso freddo cotto il giorno prima e basmati, cipollotto tagliato grosso, se no si brucia, curry, uova con salsa di soia e piselli cotti nel microonde perché sono surgelati. Stanca di essere derubata dalla Findus, che a me fa pure cagare, ho comprato questa sottomarca pagata 2 euro un chilo. Se sono buoni, abbiamo svoltato. Prima di iniziare, raggruppiamo anche tutto il riso, così dopo non bestemmiamo, visto che dobbiamo sbrigarci a versarlo. Wok cancerogeno in posizione e schiumarola. No, non si usano robe di legno, robe morbide. E se non mi credi, prova a farlo, vedi se ci riesci. Questo è un wok bruciato da me, non è di quelli industriali con il rivestimento antiaderente fighetto. Questo è bruciato. Lancia fiamme. Quando fa tutto questo fumo siamo pronti. Vai con l'olio. Subito il cipollotto. 30 secondi scarsi e andiamo con le uova. Quando si rigonfiano così sono pronte. Aggiungiamo quindi i piselli cotti, il riso e il curry, ma mi servono due mani. Dopo buone 2 ore che sono fatto l'uovo, mamma mia. E ora mescoliamo tutto. Il riso è già cotto, ha bisogno di giusto un paio di minuti. Ovviamente quando cuoci il riso fallo al dente. Dobbiamo mescolare di continuo e far assorbire tutte le uova. Puoi fare questa ricetta non col wok? Sì, ma non viene uguale, cioè tipo non c'entra un cazzo poi, neanche il sapore. Ha solo gli stessi ingredienti. È pronto, dopo che ha assorbito tutto il liquido, e poi lo faccio andare ancora 1 minuto, i chicchi devono essere ben separati. Deve assorbire e deve asciugare. C'è un odore, speriamo di aver messo abbastanza curry. Pronti? Curry è salsa di soia a tavola che non si sa mai. Piattone gigante. Curry si sente? Mi sembra che il sale sia a posto. Molto buono. Assaggiare i piselli, visto che ho un po' di piselli sotto marca. Piselli sono onesti, sanno mai di un cazzo quelli surgelati, però meglio questi di quelli di Findus che ho mangiato l'altra volta, che sapevano proprio di aria e plastica. Promossi.